Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Questo è lo sportone immenso dove dentro ci sono i terminati beauty, cioè per la cura della persona. Ho già tolto tutti i prodotti che ho utilizzato di Oltresole, di cui vi ho registrato il video a parte oggi e anche terminati casa. E oggi vi mostro questi. Alcuni sono prodotti di cui non esiste, diciamo, il corrispondente di Oltresole, quindi acquisto questi. In altri corrispondenti di Oltresole c'è, ma ho ancora in casa delle cose da smaltire, alcune anche che mi sono state regalate o scambiate con amiche perché magari non erano adatte alle nostre esigenze. Quindi questa volta riesco a darvi qualche indicazione in più anche su questo tipo di prodotto. Allora, pesco a caso e poi pesco a caso e poi pesco a caso. Allora, terminato ciglio antibatterico. Io come detergente intimo mi trovo benissimo con lui. Ho visto che adesso, se ho capito bene, ha cambiato packaging. L'hanno fatto tutto rosa, tutto azzurro, non c'è più l'etichetta colorata, ma è diventato lui stesso tutto colorato. I prossimi, se lo troverò ancora, quando tornerò, lo proverò perché questi ormai li ho quasi terminati. Mi piace questo perché contiene l'antibatterico e quindi dà un pochino più difesa e protezione in generale. Ha un buon profumo delicato e non mi dà nessun tipo di problema e quindi uso questo. Invece Angelica ha il suo personale, vediamo se lo vedo così. No, vabbè, da qualche parte poi ci arriviamo. Lei ha il suo. Scusate un attimo lo spruzzamento. Eccolo qua. È Tantum Rosa, 3-12 anni. Ci troviamo molto bene, ce l'aveva consigliato la pediatra da quando abbiamo iniziato a usare questo. Non abbiamo più avuto nessun tipo di problemi di bruciore, a patto che sia sciacquato bene, e quindi lo compriamo e lo ricopriamo. Io lo compro su Farmè perché da Tigotà non c'è più, almeno nel mio Tigotà non c'è. Mentre il Cilli lo trovate nella grande distribuzione un po' dappertutto, anche se vedo che hanno più spesso quello verde, che quello rinfrescante, quello rosa che è per pelli delicate, forse una roba sensibili. E adesso addirittura quello azzurro, visto che non c'è più scritto antibatterico, ma c'è scritto qualcos'altro. Beh, vabbè, comunque poi ne parleremo ancora. Vabbè, qui in mezzo ci è andato a finire anche la Houtan, qui c'è l'etichetta di Angelica di quando andava a scuola, perché se lo portava Junior, noi per tutta la famiglia, c'è anche quello Family, però questo qui Junior è bello attivo anche su di noi, quindi per evitare di comprarne 50.000, perché uno nella borsa, uno a scuola e uno in casa, ne avevamo 8.000 e quindi insomma ho un buon odore, non puzza troppo da Houtan e ci sta. Poi sempre per Angelica ho terminato il Listerine, questo qui, Smart Rinse, perché lei, dovete sapere che si lava i denti, è la donna più veloce del mondo a lavarsi i denti, quindi il pediatra, ci sono già stati 2 o 3, no, 3 volte dal dentista, anche se lei ha 7 anni e ci ha detto che ha una dentatura perfetta e come morso e tutto, carie non ne ha, di continuare a lavarsi i denti come sta facendo. Io li faccio usare ogni tanto anche questo perché così dà una sferzata di pulizia in più ai denti, è al gusto frutti rossi e non contiene alcol. 500 ml, non è di quelli super potenti, l'ho provato anch'io, è piacevole, è buono. Così sono sicura che quei giorni in cui si lava i denti un po' troppo in velocità, qualcosa in più togliamo con il collutorio. Sempre per Angelica ho terminato questo qui, baby bagno dalla testa ai piedi, quindi fa sia da shampoo che da doccia schiuma, della Lupilu. È un prodotto certificato naturale, ha la certificazione IHAB ed è vegano, ha un buon INCI. Per quanto riguarda i tensiattivi, abbiamo già una betaina al primo posto, quindi buono. A volte mi capita di usarlo anche a me. Anche sulle mani, perché io su certi detergenti per le mani mi danno un po' noia, con questo qui vado bene. C'è scritto che è bio, oltre ad essere certificato naturale. Poi prendo le cose un po' ingombranti, così libero un po' lo scatolone. Appunto di sapone mani, in casa ho utilizzato anche questo boccettone grande della Quando È, una marca che trovate da Tigotà, ricarica sapone liquido con olio di tea tree e vitamina E, quindi sempre antibatterico. Niente, mi è piaciuto, ogni tanto lo prendo, è un pochino più, mi sembra aggressivo, infatti al primo posto c'è il sodio lauresso sulfato addolcito, non subito dopo, ah no, non c'è neanche la betaina,
Ah sì, c'è, però non subito dopo, quindi questo non è molto delicato. Quindi attenzione se anche a voi alcuni danno fastidio, ma quello non particolarmente, però lo sento dalla texture che non è bella idratante, ecco, diciamo così. Poi, roba un po' grande, cosa c'è? Anche per noi Listerine, ecco questo è bello potente, ragazzi, però devo dire che come tra tutti è quello che forse mi piace di più. Colluttore Alfruolo, Listerine, Total Care, 6 benefici in uno, menta pura. Riduce la placca, dona un alito fresco, allunga e aiuta a prevenire le infiammazioni gengivali, limita fino al 99,9% dei batteri orali, nei test di laboratorio, rinforza i denti, protegge dalla carie. Lo compro quando è in offerta perché i Listerine costano troppo, secondo me. Poi, vediamo un po'. Faccio un bagno schiuma, volevo metterveli tutti insieme. Vabbè, a proposito dei denti, mi è piaciuto moltissimo questo qui, che è un dentifricio della Iodosan che avevo comprato in offerta da Tigotà. In offerta costava 1,99 euro, per scontato l'ho pagato 1,39 euro. Iodosan protezione globale, mi è piaciuto molto, è molto schiumoso, però la schiuma che ha, che fa non è una schiuma fastidiosa che fa tipo, ecco, vi stavo dicendo, scusate, Iodosan protezione globale aiuta a combattere le solite cose, carie, mantenere le gengive sane, stavo dicendo, è molto schiumogeno, però è uno schiumogeno che, come posso dire, non quella spuma che fanno certi dentifrici che danno fastidio. Questo è un po', non lo so, mi è piaciuto. Provatelo. Terminati i dischetti. I dischetti della Sien, io uso questi qui grandi. Mi trovo molto bene, vediamo se c'è qualche informazione. Ideali per rimuovere il trucco. Questi qui grandi. Mi trovo con quelli con cui mi trovo molto meglio, cioè meglio di tutti, su questi qui della Sian Grandi, oppure quelli anche della Coop, non sono affatto male, che sono questi qua. Io Coop dischetti Maxi cotone 100% per la protezione del viso. Eccole qua. Sicuramente mi sembra che costino molto meno quelli della Lidl e sono più o meno al pari di tutto. Allora, altro dentifricio. Allora, questo qui, parliamone. Viviverde Coop, dentifricio anticarie con estratti di salvia e arnica biologica, protettivo, testato sotto controllo odontoiatrico e 100% naturale, certificato naturale, sì, il marchio Natru. Devo dire che tra tutti i dentifrici che io ho utilizzato, naturali, che non me ne è piaciuto neanche uno, questo devo dire che merita di essere provato. Quindi se non vi trovate bene con i dentifrici naturali, date una possibilità a questo perché non è affatto male. Poi, lava bene i denti, lava veramente bene i denti. Poi, altra cosa. Poi ho terminato questo deodorante Invisible Dry della Dove, 48 ore, è un anti però traspirante, ve lo dico, e dà il 100% di idratazione. L'ho un po' scassato, vedete, alla fine è rimasto dentro questo, la plastichina con un po' di deodorante attaccato, molto profumato, buono, non è male. Poi ho terminato. Allora, parliamo di queste. Anzi, queste, poi c'avevo anche degli altri prodotti che, scusate, sto facendo un video ASMR con tutto lo spacchettamento. Un attimo che trovo quello che vi volevo, di cui vi volevo parlare, mi sembrava di averlo tenuto. Vabbè, da qualche parte salterà fuori. Allora, questo è praticamente un olio da bagno idromassaggio energizzante all'arancio dolce. Praticamente, se voi lo mettete nella vasca, potete utilizzarlo sia con o senza idromassaggio. È un olio specifico perché può essere utilizzato e non rovina l'impianto della vasca e non fa schiuma. È molto buono l'odore perché ha un buon odore d'arancio e sì, niente di che, non ho trovato nessuna potenzialità particolare. Qui dice la sua
Speciale formulazione grazie alle sue proprietà rinfrescanti, alcalinizzanti, tonifortificanti di arancia e limone, dona una sferzata di energia a corpo e mente per ricaricarti in breve tempo. Rende la pelle morbida e setosa, detersi delicatamente anche le pelle più sensibili, non fa schiuma, speciale per idromassaggio, ideale anche per le normali vasche. Non contiene acqua, versa una piccola quantità di olio nella vasca da bagno. Vabbè, è prodotto da Pillager di Salsamaggiore Terme. Eccolo qua, ve lo faccio vedere anche così. Eccolo qua, di Dottor Pignacche. Poi, separiamo la carta dal resto. Allora, sapete che io non vi parlo quasi mai di integratori, però con questo mi sono trovata particolarmente. Ah, ecco quello che vi volevo far vedere. Quando non cerchi, trovi. Questi sono dei sali da bagno. Io non mi ricordo se li avevo comprati al DM tantissimo tempo fa o se me li aveva regalati Marcella, può essere, ma non mi ricordo. E sono al melograno, sono super profumatissime, fanno la farosa. Le ho utilizzate anche questi con lo idromassaggio, non so se si poteva, però io l'ho fatto lo stesso. Aggiungere l'acqua durante fase di riempimento della vasca, temperatura 36-38 gradi, durata del bagno 10-12 minuti, evitare il contatto con gli occhi, barbò e Bolzano, distribuito da una ditta di Bolzano. Avevo preso il DM di Balea, mi è piaciuto molto, molto bello profumato. Poi non so se il sale qua dentro faccia qualcosa, però come profumazioni e piacevolezza era ottimo. Poi, allora, sapete che io mi strucco, faccio la detersione con il latte detergente e il tonico in tutto il viso, tranne che sugli occhi, perché sugli occhi io qualsiasi prodotto do, se mi entra inavvertitamente negli occhi, durante lo struccaggio, il giorno dopo vado a cortisone per una settimana. Quindi mi strucco anche gli occhi, a volte, cioè mi lavo il viso la mattina con il latte detergente anche sugli occhi, ma quando devo andare a struccare il mascara, struccare il correttore, uso le salviette. So che non si dovrebbe fare, ma non ho, ve le faccio vedere da una vita. Io uso solo queste della Nivea Creme Care, salviettine struccanti biodegradabili, viso e occhi, rimuove anche il trucco waterproof. Questo non ve lo so dire se è vero o no, perché io non lo uso. 100% tessuto di origine vegetale. Contiene confezione più piccola da 25 salviette, ne ho consumate due. Poi, per quanto riguarda salviette, diciamo normali, ho terminato queste qui della Nata, che in realtà è una carta igienica umidificata, che sempre certificata e naturale a IAB, contengono ingredienti etero certificati. Cosa c'è? Siediti e stai buona lì. Ingredienti, ecco, cioè, io vorrei che qualcuno mi venisse a dire ancora l'osservazione che mi avete fatto su Instagram, che mi avete detto che io sono impostata, troppo seriosa, faccio dei video tutti i giorni. Se questo qua vi sembra un video decente, ditemelo voi. Chiusa parentesi. Allora, con lei che tormenta più non posso. Contiene aloe 0% alcol e PEG, oltre all'aloe dovrebbe avere anche la camomilla, sì, è vegano e è certificato appunto naturale IAB. Sono anche gettabili nel WC della Nata, quindi è carta igienica praticamente, anche senza praticamente. Poi, vediamo se abbiamo altre salviette, direi di no. Ah, qua c'è una ricerca poetica. Allora, questi qui della Bibi Verde Coppa sono dei flakes di farro. Praticamente cosa sono i flakes di farro? Sono una specie di farro, però in realtà sono croccanti, no? Flakes, appunto, tipo i cornflakes, però croccanti. Al cioccolato. Allora, io non li ricomprerò perché non mi sono piaciuti, perché sono troppo dolci. E soprattutto troppo 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 carichi di cioccolato. Peccato perché i prodotti della Bibi Verde Coop mi sto provando benissimo sia col farro integrale che con Potevi darlo a me da mangiare. che Forse mi no, piaceva. sia con l'avena integrale che con il farro soffiato. E questo no, non mi piacciono. Poi altri prodottini sempre in merito di salviette. Ho terminato le salviette. Grazie. Prego. Le salviette della Chilli, sempre con le versioni azzurre con l'antibiotico, No, ma buone. qualcosa carino. Poi ho terminato
l'acqua termale facial spray delle Vian, l'avevo trovata da Tigotan, molto pratica. Cosa c'è ancora? Basta, ti ho detto che quando ho finito te li do, finito. Va bene, mamma. Mamma mia, che pazienza, ragazze. Facial spray, acqua termale, poi mi dite perché non fai più video? Fatevi delle domande e datevi delle risposte. È un'acqua termale in confezione piccola da 50 ml, molto pratica da tenere in borsa. E non mi è piaciuto assolutamente l'erogatore, super bocciato, fa uno spruzzo, vedete ce n'è ancora dentro un pochino, fa uno spruzzo troppo bagnato, cioè se dovete fissare il trucco ve lo squaglia, se vi dovete rinfrescare vi bagna troppo, non mi è piaciuta, non la ricomprerò. Poi, a proposito, stavo dicendo di integratori, mi sono trovata molto bene con questi qui, sono delle bustine di... 30 ml, se mi ricordo bene, sì, che contengono potassio, magnesio e sodio. Ce ne sono 12 nella confezione, ogni bustina va sciolta in 500 ml d'acqua, non contengono glutine e contengono però degli edulcoranti ed è naturalmente privo di lattosio. E mi sono trovata benissimo perché dà un sapore buonissimo all'acqua e aiuta a bere. Poi mi piaceva il fatto che potesse essere diluito proprio per questo motivo. L'ho utilizzato perché soffio dei crampi alle gambe e notturni e mi ha aiutato a bere nei quei giorni di luglio che c'era quella calura che si crepava. Ottimo, costano però parecchio perché siamo sulla media di un euro a bustina, quindi sui 12 euro. Poi, terminato... gli assorbenti, sapete che uso quelli lavabili quando sono in casa, quando vado al lavoro, quando ho tempo di cambiarmi, uso questi qua, i Nesè, quelli lunghi con ali, mi trovo benissimo. Ancora Dio ci aiuti, ancora? Adesso hai trovato la pace interiore, stai buona un sì, po'? Sì, è che l'ho svuotato. E quindi i Nesè sono sicuramente, come hai fatto a svuotarlo che spray col gas? Sono andata in bagno. Ma non ce n'era praticamente più. Quindi buttiamo, sì, dai, va bene. Buttiamo un po' di carta. Allora, andiamo avanti. Andiamo con le cose piccole. Facciamo le bustine. Ho terminato la maschera per le labbra, questa qui di Coco Star. Lip mask, molto carina, era qua dentro, era a forma di labbra, vedete, non so se si vede. Che ti aiutava, non so, a partire solo una roba di cinerchione. Io utilizzavo in passato quelli di Oltresole che si chiamavano Baci Baci, non sono più disponibili, quindi ogni tanto capita che così, quando mi sento le labbra un po' strane, la utilizzo. Non è male. Allora si fa male le labbra. Sì. Poi, guarda, mi è rimasto qua un prodotto che non andava qua. Comunque, va bene. Falistere. Anzi, buttiamolo via perché tanto l'ho già fatto vedere nell'altro libro. Allora, poi ho terminato questa maschera che mi era stata regalata di Hydra Bomb. Maschera in tessuto, super idratante, lenitiva, idratante più calmante per peli secchi e sensibili. Infusa con un equivalente di un flacone di siero, dentro questa maschera della maschera Garnier ci sono 8000 litri di siero, una maschera che sul momento dà questa sensazione di lenire, di idratare, però io sinceramente il giorno dopo non è che veda chissà che, nel senso che è vero, cioè ha degli ingredienti che dentro che aiutano a trattenere l'umidità e l'acqua, tipo per esempio c'è anche un glicol al primo posto, perché viene il glicol, però alla fine stringi e non è che poi ci siano tutti questi attivi. E, sì, ce li ho, fanno un percepito di idratazione, non male, però non è il prodotto che cerco io, ecco, diciamo così. Poi, terminati questi due contorno occhi, avevo terminato quelli di Altresole, i Pêche Fraîche, che vanno bene sia per borse che per occhiaie, ho voluto terminare questi
controllavo se mi sta abbandonando la fotocamera perché ce l'ho silenziosa. Allora, questi qui arancioni sono anti-age, arancia e mango, e questi qui azzurri sono estratti di peonia, acqua delle Alpi. Molto meglio quelli della Garnier se proprio ne volete prendere qualcuno di della grossa, cioè della grande distribuzione. Non mi sono piaciuti per niente, lasciano un unticcio, non mi piace. Poi, ecco, questi anche, non mi sono piaciuti neppure loro. PHQ, Peciology Hydra and Puff, ed effaticanti idratanti, praticamente 97% di origine vegetale, danno un 38 più di idratazione, sono vegan, tutto quello che vuoi, ma dalla mia faccia avete già capito. Fatemi sapere voi comunque il contorno occhi vi trovate bene. Noi abbiamo espressamente richiesto, lanciato l'idea a Oltre il Sole di farci quelli in barattolo, in modo che sia più convenienti, perché comunque sì, quelli professionali costicchiano, magari a confezione grande ci possono venire un pochino più incontro. Poi ho terminato questa maschera per i piedi. Allora, noi avevamo da Oltre il Sole la calza straordinaria, ma non c'è più, quindi da Lidl ho trovato questi qui. Sì, non sono male, niente di che, se i piedi devastati ti danno un po' di sollievo, ma non è che ti risolvono la situazione, pensavo molto meglio. Però insomma, adesso ne avevo comprati sulla fiducia un bel po', soprattutto mi sono accorta che mi sono sbagliata, ho preso quelle per le mani, comunque va bene. Questi qui sono dei calzettini con olio di macadamia e cos'è che c'era dentro? Oh, mamma, adesso non ci vedo. Bru di carità. E te li metti, e io almeno questo che ho provato non era per niente zuppato di prodotto, poco, quindi non so, aspettate che accendo la luce. Erano inzuppati poco e non lo so, non mi hanno convinto al 100%, diciamo. Comunque ne riparleremo, perché ne avevo comprati degli altri. Credo che ci siano anche quelli con la confezione un pochino più verdina, che sono quelli per i calli, che vi fanno fare dopo 8 giorni, settimane, della... Ti sposti da lì, per favore, che mi copri la luce, grazie. E, che fanno quella specie di peeling, ma a me non piace quando fanno quella cosa lì. Perché puoi andare in giro che sembra un serpente che si sta stellando, nei giorni successivi non mi piace assolutamente. Finito questo campioncino che mi hanno dato da provare, credo me l'abbiano dato, forse da Tigotà o non mi ricordo dove, è della Pupa, si chiama Smog No More, è una crema detergente per il viso, è una specie di latte detergente, bello cremoso, idratante, non mi è dispiaciuto, però provandolo solo così in una bustina non so. Non so, un pochino mi ha fatto tirare la pelle nonostante sia idratante. Un altro prodotto invece che ci siamo portate in giro, quando facevamo la doccia fuori casa, andavamo al mare, poi magari ci fermavamo da mia suocera, mi prendevo su queste ampolline della Pantene, che sono dei sieri, rigenera e protegge, che aiutano a riparare i danni visibili dei capelli in 30 secondi. Ha dentro dei lipidi rinforzanti, degli antiossidanti, la vitamina Pro-V, e un peptide di collagene, olio di albicocca e vitamina B7. Sì, sono riuscita a districarli bene i capelli, perché Angelica ha i capelli molto secchi, adesso che sono così lunghi io anche, quindi ce lo portavamo dietro e con una fialetta riuscivamo a fare due volte, cioè in due, più che due volte. Ecco qua, le costavano, da Lidl le avevo prese queste qua, in offerta 3,99, che è già un buon prezzo, perché anche da Ticotà costano parecchio, le avevo pagate 2,79, mi sembra che fossero 3, se mi ricordo bene. Poi, ecco qua, forse ci sono rimaste le cose che forse vi interessano un pochino di più. Ho terminato questo bagno schiuma della Sien, della linea Shower Gel Smoothie. Questo qua era il riso e, se mi ricordo bene, kiwi, sì. Allora, non mi è dispiaciuto come profumazione, anche se in realtà, vi spiego, ne ho presi tanti altri che li vedrete nei prossimi terminati. Questo era quello che mi ispirava di meno come odore, invece in realtà sotto la doccia usandolo è uno di quelli che mi sta piacendo di più. L'unica cosa è che è molto unticcio, nel senso che per sciacquarlo, sciacqua, ci vuole 3 ore, cioè almeno da me, io che ho l'acqua che non ha calcare, ho percepito questa cosa, quindi non so se l'avete percepita anche voi, fatemi sapere. Ne ho anche uno rosso e uno arancione, giallo, non mi ricordo come sarà.
Poi ho terminato, sempre preso alla Lidl, ho capito, lo shampoo, questo qua. Ecco, questo ha un odore che mi è piaciuto moltissimo perché io amo la macadamia. Questi sono tutti prodotti che io, che da Lidl non si vedono dai secoli dei secoli, amo, ce li ho in casa da due anni, non so, sto finendo tutto quello che ho in casa, voglio buttare la dispensa una volta per tutte, e quindi ho preso questo qua. Praticamente dice che rinvigorisce i capelli, idrata ed è senza siliconi, vegano, 400 ml di prodotto, è sempre della Natural Best by CN. Non mi è dispiaciuto, lascia i capelli belli morbidi, e dentro come primo tensativo c'è l'SLS, sodio lauretto sulfate, però dopo c'è subito una ventaina che lo va ad addolcire, quindi non è male, non ha l'inci verde, non è né inci verde né certificato né biologico, però insomma tutto sommato anche un buon becciottone di sciave morbidi non era male. Invece un altro, i prodotti invece che mi stanno piacendo molto, come per, ecco l'altro, questo qua, dimmi. Tu devi metterlo dove lo metto io. Lo metti tu dove vuoi tu. Questo è l'altro che vi dicevo, l'albicocca e riso. Ma mi sono lavata, che puzza che fa, da me non mi è piaciuto per niente, forse perché è un po' che qui. Ma anche come vi dicevo, quando l'ho utilizzato non mi è piaciuto, quindi apricot bocciato. Poi allora togliamoci dalle scatole sto bambarlone qua enorme. Allora, questo qui è un barattolo che avevo comprato su Amazon nei secoli dei secoli Amien, ancora prima di iniziare a utilizzare i prodotti di Oltre il Sole, e sono dei sali di Epson, si mettono nella vasca da bagno e fanno sciogliere e ti tolgono la ritenzione, lavorano per osmosi come il sale fa, e aiuta a togliere la ritenzione idrica dalle gambe facendo dei bagni caldi, tiepidi. E il problema qual è? Che uno di questi vi dura per 3 volte più o meno, adesso non mi ricordo perché è un po' che non lo uso, però ne serve veramente tanto. Qua parla di circa 7 misurini, 215 grammi per fare un bagno, 215, capite che c'è dentro 1,3 kg, se fossero 7 per 4, 6 bagni, 5-6 bagni, quindi c'è anche il misurino, 7 misurine grandi così, non mi ha convinto, nel senso che preferisco fare i bendaggi o lo scrub in impacco, il risultato è anche meglio. Poi ecco, uno shampoo invece che ci è piaciuto molto ad entrambe è stato questo qui, di Natura Dolce, di Ultra Dolce. Devo dire che gli shampoo di Garnier per bambini Ultra Dolce sono validissimi perché dentro lo shampoo c'è anche il balsamo. Questo qua è quello di Frozen, e dentro c'è l'avena, quindi ha anche un odore che mi piace particolarmente. A me piacciono molto i prodotti che hanno dentro l'avena. Crema di riso e latte d'avena, detergente di stecca con delicatezza, testato sotto controllo pediatrico, tutti i tipi di capelli, non brucia gli occhi, mai più nodi, è maxi formato, e mi è piaciuto molto. Adesso ne stiamo usando un altro di Ariel, della Sirenetta alla ciliegia, sì. Poi ne abbiamo usato un altro di questi che era del Re Leone, come sa, era trasparente la confezione, e dentro era giallo. Era giallo e forse l'abbiamo già fatto vedere negli scorsi terminati. Comunque questi qui sono da 300 ml, era qui, era veramente molto buono. Poi, allora, avevamo trovato da Lidl in offerta questo tonico, che è un tonico della L'Oreal, anche se ci staccano l'etichetta che non si riesce più a leggere la massa, reidrata, leviga e rinfresca. È un tonico all'acido ialuronico, lo uso ogni tanto Angelica, a volte anch'io quando rimango senza con i miei, il mio tonico pure di Oltre il Sole, e antietà, sì, normale, no, non è quello lì, e quindi sì, niente di che, non ho notato, sento dire ti lascia la pelle liftata, morbida, idratata, si vede la differenza. Per me è un tonico come un altro, se devo essere sincera, non l'ho visto, il tonico per chissà me che è anche chissà un po' cosa stavo guardando, succede? Di un latte dovrebbe avere, sì, vabbè, questo qui sì, è una gira,
Poi abbiamo terminato, abbiamo quasi finito, ragazze. Abbiamo terminato questo balsamo, che adesso lo abbiamo tagliato per utilizzarlo tutto. Ha un odore spettacolare, fa dei capelli veramente morbidi e luminosi. All'olio di avocado, one minute wow, morbidi e luminosi. Per Questo qua mi fa ricordare l'odore della mamma che fa un buonissimo profumo. capelli secchi e sfibrati. Ricarica di nutrimento e idratazione. Mi sembra che fosse 180 ml, ma non vorrei sparare una cavolata. Fatemi vedere. Mal di schiena, scusate se mi muovo. Uovo, ma oggi tra mal le gambe e mal di schiena. 180 ml. Sanci, questo qui giallino, ci è piaciuto. Poi, ultimi prodottini. Ecco, dei secoli amen, preso da lì nell'esperta tanti secoli fa. C'era questo siero alla vitamina C, che in realtà non è un siero, cioè è un siero ma è in crema. La vitamina C, che è illuminante antimacchie, contiene anche un SPF del 25. Io non mi ricordo se c'è anche la niacinamide qua dentro, sinceramente. Qui non riesco a leggere, è scritto troppo in piccolo. Comunque, l'unica cosa di buono è l'odore, perché non è veramente male, però io i sieri preferisco. Insomma, in questi sieri della piccola distribuzione, cioè della grande distribuzione, non so sinceramente mai cosa aspettarmi, soprattutto per quei prodotti che non sono stabili e quindi che sono fotosensibili al calore e alla luce. La vitamina C è un ingrediente molto difficile da stabilizzare. E faccio un po' fatica a credere che qui dentro ci possa essere una vitamina che rimane viva e attiva nel tempo. Sicuramente ci sarà un derivato, ma vabbè, non mi pronuncio più di tanto perché ho fatto molta fatica a finirlo, anche perché è un po' un piccio e è troppo cremoso, non so. Lascia stare che è aperto, che se ce n'è rimasto un po' dentro, chissà. Poi ho terminato, anzi ho buttato perché è scaduta, ce n'era dentro ancora un po', ma quest'anno finalmente ho potuto sostituire Photo Ultra ISDIN 100, che sarebbe poi in realtà un 50 più, che scherma UVA e UVB. Dell'ISDIN sono riuscita a sostituirla con il Solare Viso Solare Zero di Oltresole, che oltre a essere un solare è anche un idratante anti-age perché contiene il kiwi e l'aloe. Quindi va a calmare, ma è anche un antiossidante. Quindi questa era, prima di provare quella di Oltresole, il solare viso che mi piaceva di più in assoluto, anche se in realtà questa non è un solare, è un idratante con protezione solare. Mi è piaciuta e lascia un touch bello asciutto, e l'ho buttata perché ormai uso l'altra. Poi, ultimi tre prodotti, poi abbiamo finito. Ho finito questo correttore della NYX che si chiama HD Studio Photogenic. Sì. Allora, intanto ho cambiato colore perché l'ho preso troppo chiaro. È bello coprente, parecchio coprente, ma lo trovo un po' secco. Cioè, secco nel senso che una volta che si va a dare, enfatizza molto le pellicine, le rughe, l'espressione, ti fa venire fuori anche quelle che non hai. E ho provato a metterci al di sotto anche un contorno occhi diverso, anche a non metterlo, ho provato in tutte le salse. L'unico modo per consumarlo è stato mescolarlo con il mio magnifico Instant Anti-Age della Maybelline, che mi è piaciuto tanto. Che mi piace tanto e uso sempre, anche se mi piacerebbe un po' più coprente, ma comunque è stratificabile. Dato che non costa poco, non credo che lo ricomprerò. Io con i correttori sono l'unico corretto che ho trovato la pace, è quello della Maybelline. Fatemi sapere voi che correttore usate. Ne sento parlare benissimo di tantissimi altri marchi, ma purtroppo io ne ho provati anche, ho provato anche quello di Huda Beauty. È molto coprente, molto performante, ma cioè, sembra una vecchia di 70 anni, scusatemi, vecchia nel senso sembra, cioè, invecchia tantissimo, quindi non lo ricomprerò. Poi ho voluto provare per curiosità questi due prodotti, che tra l'altro in realtà me li avrei dati a un'amica, comunque vabbè, non sto a dilungarmi, che naturalmente non comprerò più perché io uso la skincare di Oltresole, quindi questi non li ho presi, però per sfizio ho voluto provarlo. Multiple Jade
me ne ha dati da provare, da finire di terminale, della Beauty Ecology di Marilisa, Multipod Gel, che praticamente sarebbe un siero che contiene l'acido azelaico al 15%, e Invisible Shield, che è una protezione solare invisibile, però c'è cioè una CC cream invisibile con protezione solare SPF 30, che dovrebbe anche proteggere contenendo ossidi di ferro dalla luce blu. Scusate se mi copro tutti i capelli, ma qui si crepa di caldo, non so, faccio più tenerli giù. Dovete provare a vedere se vi piace. Cioè, questa praticamente non colora, quindi dopo vi vincola. Allora, i prodotti, posso dire la mia, ve lo dico proprio in modo spassionato. I prodotti di Beauty Ecology penso che all'interno siano prodotti che hanno forse le formulazioni migliori che ci sono in giro dal punto di vista attivo barra verso ricerca scientifica, no? Non a caso qui dentro è stato messo l'acido azelaico 15% per aiutare per l'acne, aiutare per le macchie e tutto quanto. E anche qui, per esempio, sono stati messi gli ossidi di ferro per cercare di combattere anche le macchie che vengono date dalla luce blu. Però mi piacerebbe che in questi prodotti di trovare qualche attivo a concentrazione più alta, attivo anche da pianta. Mi sembra un po' che non lavorano a ampio spettro. Sarà che io sono abituata con i prodotti del Tresole a utilizzare dei prodotti che lavorano in modo diverso. O meglio, quando io mi do un prodotto per il viso del Tresole, so che dentro è un'alta percentuale di attivi, ma non solo di un attivo, no? Pensate al siero seta di cui vi parlo sempre, alla crema seta notte, sono una bomba di ingredienti attivi. E una grande quantità, una grande concentrazione, naturalmente rispettando la fisiologia della pelle e la, diciamo, la teratura, in modo che quell'attivo sia appunto attivo, quelle percentuali sull'estetismo che vogliamo andare a trattare, ma vorrei che contemporaneamente mi dia delle garanzie anche sulle rughe, sulle macchie, penso che, non so bene come spiegarvi, non. Cioè, adesso io mi do un siero tipo quello lì e combatto l'acne, va bene, ma su tutto il resto del viso che cos'ho? Avete capito? Io voglio trattare, non posso avermi 70 creme o farle girare. Non so, è un'opinione mia personale e non mi voglio dilungare perché comunque non vorrei che venisse percepito in modo sbagliato il mio commento. Ecco, non riesco a spiegarmi proprio bene bene. Li ho provati per curiosità, ho finito di provarli perché mi sono stati iniziati per sapere cosa ne pensavo e devo dire che non lo so, non, secondo me ci sono dei prodotti diversi in giro. Non lo so, ditemi voi. Sono abituata purtroppo a prodotti diversi. Io adesso ho potuto, quello che posso dirvi di sicuro è che da quando ho iniziato a provare prodotti personali ad alta concentrazione di attivi, e non lo dico perché il sole mi paga lo stipendio, ma lo dico perché lo penso veramente. Io faccio molta fatica a tornare indietro, cioè se adesso io dovessi tornare indietro e prendermi, non so, un siero del Lidl o un siero di Tigotà, una crema di Tigotà, voglio di più, ora non riesco più. Diventa come una droga, nel senso che so che poi io che mi intendo di incense, so che cosa c'è dentro, che vado a leggere, dico cavolo, cioè, questo sì che è un concentrato che lavora in sinergia e che può dare un risultato, ma non solo sul viso, anche sul corpo. Abbiamo dei prima e dopo spettacolari, perché proprio è il prodotto che è così. Le clienti naturalmente sono brave perché riescono a essere costanti e tutto quanto, però è il prodotto anche che fa la differenza, l'INCI, e di conseguenza il prezzo segue l'INCI. Non li potete trovare nella grande disposizione proprio perché l'INCI non permette un prezzo abbordabile per un centro commerciale, diciamo così. Quindi, questo è tutto. Scusate, questo inghiozzo. Sì, questo è tutto. E se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, un commentino, fatemi sapere i vostri prodotti terminati nel mese di agosto e di cosa che vi ha colpito di più, in bene e in male. Io vi mando un bacione, a presto, ciao!